Adesso ci sarà la parte più divertente. Più divertente. Secondo me tutto il gioco è divertente, però. Ora, adesso non mi ricordo quale porta, ma penso proprio la prima. Quindi usa, dove usa? Campanello. E attenzione. È chiuso e non hanno il pane. Ma noi siamo peggio dei testimoni di Geova e quindi... Senti, il pane che ci rimane non lo vuoi addirittura, non è che non puoi avere, non lo vuoi. Ed ecco a voi ragazzi il pane più forte del mondo. Ha rotto il marciapiede. E pensate un po', ci serve anche questo. Andiamo di là. Possiamo andare di qua. Bisogna andare qui in alto. Non mi ricordavo di questo suono. E noi ce ne sbarazzeremo subito perché bisogna entrare qua dentro. Ah, apri sta porta. Entra. Buongiorno. E la cosa che compreremo... Compra questa fighissima chitarra. Olle! Chitarra la muta forse. Allora, compra. Tutta da sub. Questa qui verde perché sembra più figa. Che poi vorrei comprare tutta sub. Ora, non sono razzista, però. I guanti trasparenti. Poi servirà la cassa degli attrezzi. Costa pochissimo, anche la mia carta di credito. Perfetto. Comprerei tutto, ma non mi ricordo il perché non posso farlo. E dato che sto seguendo anche una guida, non vorrei andare fuori da quella guida. Allora, devo comprare la mazza da golf. Devo comprare mazza da golf. Che bella pancetta. E anche la mazza da golf è andata. Poi ci compriamo pure il cappello. Facevo prima comprare il negozio, ma va bene lo stesso. $15 di cappello. Ottimo. Poi nella mia lista della spesa c'è scritto di comprare anche questo. Occhiali e nasone. $3. Così poco. Allora, qui la lista della spesa dice che ho preso tutto per il momento, anche perché non so cos'altro prendere.
bellino il poster. Queste cose non so cosa vedete, cioè per esempio il cos'è ti fa vedere quello che se voi puntate, non è vero, non succede nulla, niente, il cos'è in teoria quando è buio vi fa vedere che cosa sono certe cose, ma noi possiamo andare fuori da quel casino. Mannaggia te! Bisogna. Apriamo. Il portaattrezzi. Wow, guarda che roba! E abbiamo una chiave inglese e altre cose. Adesso, perché è questo coso. Allora, bisogna nastro, corda, tagliacavi, eccolo qua, tagliacavi su questa roba qua. Usa, no, tagliacavi. Cavi su questo ed è fatto, alleluia. Allora, finalmente posso spostarmi da qua. Torniamo sulla tredicesima strada. Ah, le orecchie che riposano. Ora, forse qua c'è da fare una cosa tipo a tempo, ma non mi ricordo più. Ok, allora bisogna andare qui alla TPC e devo indossare. Allora, vediamo un po'. Coltello, uovo, pane, chiavetta, chitarra, tuta, chiave. Allora. Non c'era. Metti il cappello. Metti sto cappello. Oh. E poi metti occhiali e nasone. E guarda che bello. Ah già, apri porta. E possiamo entrare. Oh, che belli che siamo. Allora. Questo qui in teoria dovrebbe essere il mio direttore. Infatti è un po' pazzo anche lui, come avete visto da quello che dice. Allora, bisogna prendere il modulo che c'è qui. Ok. Poi bisogna dai una mazzata con la mazza da go. No, bisogna dargli la bolletta. La prima cosa, una delle prime cose che abbiamo preso. Bolletta a questo strano tipo. Sushi, dov'è il pastello? Eccolo qui, il pastello giallo su l'ultima cosa che ci ha detto, sulla richiesta. Perfetto, finito. Ok, possiamo uscire da qua. Ciao, arrivederla. Allora, possiamo anche toglierci il tu. No, togli la porta, che cosa fai? No, togli. Non sembra che. Ma perché? Perché, idiota?
Allora, togli. Bisogna andare purtroppo per forza qui, quindi occhiali e nasone. E poi ci togliamo anche il cappello. Questa porta la lasciamo aperta perché almeno entra un po' d'aria. Ok, allora bisogna aprire questo cosino qua perché abbiamo pagato la bolletta. Bisognerebbe fare tipo apri. Ah già, è vero. Allora usa la chiavetta, cartello l'unica seccatura sono queste cose qua che bisogna sempre andare su e giù. Gazzù, tappeto, coltello, carta, telecomando, pastello, chiavetta. Allora usa chiavetta su questo cosino. Si può? E però usa chiavetta in cassetta postale. Opla, ha aperto. Poi bisogna mettere il modulo di adesione. Tanto qui ci sono le mosche. Allora, usa la richiesta con questo qui. Cassetta postale e fatto. Adesso c'è da fare un'altra cosa molto simpatica. L'importante è che questo non mi rompa le palle. Ok. Vedete l'omino? Bisogna svegliarlo. Cosa si fa per svegliarlo? Opla, allora, usa il kazoo. Sempre bella questa roba. Poi usa carta di credito in una... nel lettore qua. E se non si fa subito si riaddormenta.